Salve. Allora, sono sparito negli ultimi 3 mesi perché stavo cercando di fare ricerche approfondite su un certo argomento. Verificare fatti e tutto ha richiesto tanto tempo. Appena vi dirò di che argomento si tratta, sicuramente moltissimi di voi mi prenderanno semplicemente per pazzo, semplicemente per il fatto che ci sto pensando. E sì, sto parlando di UFO, oggetti volanti non identificati. Ok, ma prima di chiudere il video e semplicemente respingere la cosa senza nemmeno guardare alle prove, vi chiedo soltanto di stare 5 minuti, solo 5 minuti. Dovete sapere che sono uno scettico e lo sono sempre stato, e non tratterò questo video come uno dei miei soliti video d'infinito, che sono fatti per intrattenimento, quindi non butterò teorie a caso per aria. Si tratta di un video serio, come anche tutti i video che verranno a seguito, sullo stesso argomento, perché c'è veramente tantissimo da spacchettare. Seguirò la logica, i fatti, le autorità, utilizzando il metodo scientifico. Per chi non lo sapesse, soltanto un paio di giorni fa, l'ex presidente degli Stati Uniti Obama ha praticamente confermato l'esistenza di alcuni oggetti nello spazio aereo americano e mondiale che nessuno riesce a capire di che cosa si tratti esattamente. There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. Ok, so che al momento non vi fa senso, ma appena vi metterò al corrente di tutti i fatti, vi tornerà tutto. Quindi semplicemente ascoltate un attimo e valutate voi stessi. Per chi non è informato sui recenti avvenimenti riguardo la divulgazione dei video militari confermati dal Pentagono, vi metterò subito al corrente velocemente su cosa è accaduto negli ultimi 3-4 anni, ma soprattutto nell'ultimo mese. Nel 2017 sono stati rilasciati 3 video che mostravano oggetti volanti non identificati catturati da telecamere FLIR, ossia telecamere ad infrarossi di vario tipo equipaggiate su jet di caccia militari. I video rilasciati mostrano oggetti che all'occhio di una persona comune sembrano solo dei puntini bianchi o neri, ma che per l'occhio allenato di un pilota di caccia mostrano abilità straordinarie. Uno di questi video, catturato nel 2015 da una squadra di caccia in esercitazione a largo della costa est degli Stati Uniti, mostra chiaramente l'eccitazione di uno dei piloti che riesce a locare uno di questi oggetti. Sentendo l'audio, apprendiamo anche da altri piloti dello stesso squadrone che ci sono molti altri oggetti del genere nelle vicinanze, che però non vediamo a video. Perché questi oggetti sono strani e non possono essere, per esempio, altri veicoli o uccelli? Ogni altro veicolo in aria possiede una cosa chiamata transponder, che risponde con dati del veicolo quando riceve un certo segnale. Questo è fatto per evitare collisioni in volo. I pochi veicoli che non hanno transponder sono i veicoli illegali, probabilmente appartenenti a qualche narcotrafficante nella zona, per ovvi motivi. In tutti questi casi non si trattava di aeroplani del narcotrafficante di turno, anzi, non erano semplicemente aeroplani, perché non hanno nemmeno ali per volare. Inoltre, non possono essere uccelli, per un altro motivo ancora, ossia non solo grazie alla conferma visiva da parte dei piloti, ma anche grazie al segnale radar. Tutti questi oggetti vengono spesso rilevati dai radar entrare ad un'altezza di oltre 80.000 piedi, ossia 24.000 km di altezza dal livello del mare. Probabilmente arrivano da oltre questa altezza, dicono alcuni militari, perché questo è soltanto il limite a cui i radar utilizzati riescono a percepire un segnale di ritorno. Tutti questi video sono stati poi confermati come autentici dal Pentagono nel 2019, dopo lo sforzo condotto da un gruppo di persone ex dipendenti del governo americano che appunto sta seguendo la situazione. Luis Elizondo fa parte di questo gruppo, agente di controspionaggio e diversione, che è stato messo a capo di un programma chiamato AATP nel 2007 e ha lasciato il posto nel 2017 a causa dell'incapacità di alcuni generali di accettare la realtà dei fatti, secondo lui. AATP sta per Advanced Aerospace Threat Identification Program, ossia in italiano Identificazione di Minacce Aerospaziali Avanzate. Questo era un programma top secret creato appositamente per indagare il fenomeno degli oggetti volanti non identificati che venivano avvistati in continuazione dal personale militare americano e anche dai cittadini stessi. Oltre a Luis, stanno partecipando a mettere pressione all'esercito americano anche Chris Mellon, ex vice segretario dell'intelligence della difesa, ed Henry Reid, senatore ed ex vice di Obama, oltre che ex governatore del Nevada. Durante la prima metà di quest'anno sono anche state rilasciate e confermate alcune foto. Queste foto sono state rilasciate e confermate come autentiche dal Pentagono. Le foto sono state scattate dai cellulari di alcuni piloti di caccia. Questi piloti hanno recentemente anche deciso di farsi avanti, nonostante il pesante stigma che circonda questo argomento. Secondo i piloti, questi avvistamenti sono stati fatti ogni singolo giorno per anni e la direttiva non scritta e non ufficiale era semplicemente quella di ignorare questi oggetti, a quanto pare. Questo video è
è stato girato dal secondo gruppo di caccia inviato a controllare un'anomalia radar con cui avevano appena avuto a che fare il comandante David Fravor e il suo squadrone per primi. David Fravor e la sua copilota sono recentemente apparsi su 60 Minutes, un programma televisivo che si occupa principalmente di geopolitica. Insomma, è un programma preso seriamente dagli americani, e così è stato. Su 60 Minutes, David Fravor e il suo copilota hanno raccontato chiaramente il loro incontro con un oggetto che sembrava un tic-tac fluttuare sull'oceano e che mostrava movimenti sporadici. I piloti hanno descritto l'oggetto come una sorta di tic-tac. Non mostrava nessun segno di propulsione e non aveva nessun tipo di ali o finestrini. Era una specie di tic-tac completamente bianco e pulito. Parleremo di questo incontro e altri in video futuri più in dettaglio. Per ora dobbiamo soltanto sapere che tutti questi avvistamenti sono fatti reali e confermati dal Pentagono. Si tratta di avvistamenti non eseguiti da cittadini qualunque, ma da personale militare addestrato che sa di cosa parla. Inoltre, tutti questi avvenimenti sono accompagnati da prove radar fisiche, oltre il fatto che spesso sono confermati anche da gruppi diversi di osservatori da punti di vista diversi. L'esistenza di questi oggetti inoltre è stata confermata dal Pentagono stesso come qualcosa a cui non hanno potuto dare una spiegazione logica utilizzando tecnologie moderne che conosciamo al giorno d'oggi. In seguito al rilascio di queste foto, alcuni hanno ipotizzato che si possa trattare semplicemente di droni. Anche se fossero droni, rimane il problema della propulsione. Qualsiasi cosa per rimanere in aria deve avere un qualche tipo di propulsione, un motore jet o più probabilmente delle eliche se è un drone, ma queste non esistono. Sia questi che tutti gli altri avvistamenti che sono stati fatti hanno sempre in comune alcune caratteristiche piuttosto strane, tra cui il fatto che questi oggetti appaiono e scompaiono viaggiando a velocità incredibilmente elevate. I piloti di caccia affermano di aver visto oggetti come questi semplicemente rimanere immobili per aria per ore ed ore, a volte anche giorni. Gli oggetti venivano rilevati dai radar ed erano visibili ad occhio nudo. Nessuno sul pianeta Terra possiede un veicolo capace di rimanere fermo in aria senza essere afflitto dal vento e senza nessun tipo di propulsione. Se non capite perché questo è qualcosa che non riusciamo a spiegare, provo a farvi degli esempi. Immaginate di fare un aeroplano di carta e lanciarlo. Parlando semplicemente, l'aeroplano rimane in aria grazie alla forza di sollevamento generata dall'aria che passa sotto le ali. Ora, se invece l'aeroplano fosse fermo, l'aeroplano cadrebbe immediatamente sotto la forza della gravità. L'unico modo per tenere l'aeroplano fermo in aria, in un singolo punto, sarebbe quello di metterci delle eliche. In pratica diventa un elicottero a questo punto. Anche se ci mettiamo però delle eliche, nessun veicolo potrebbe rimanere fermo in aria per giorni interi senza doversi rifornire di carburante. In questo caso questi veicoli possono farlo e non hanno eliche, ali o nessun tipo di motore e soprattutto non producono alcun suono. Inoltre, uno dei punti fondamentali che mostrano alcuni di questi video, incluse le testimonianze di Fravor e altri piloti, è che questi oggetti sono capaci di muoversi a velocità ultrasoniche, accelerando all'istante e cambiando direzione senza forza d'inerzia. Se non capite cosa significa, immaginate di essere in macchina. Avete presente che vi sentite tirati verso il sedile quando l'auto accelera e quando invece frena bruscamente vi sentite cadere in avanti? Ebbene, questo accade a velocità moderate intorno ai 100 km orari, forse 100 esagerato, intorno ai 50 km orari. Immaginate cosa possa accadere al vostro corpo a velocità ultrasoniche oltre i 13.000 km al secondo. E non frenando di colpo, ma fermandovi di punto in bianco. Dimenticate il corpo umano, non esiste nessun tipo di materiale o composto ingegnerizzato umano capace di resistere a tale forza. In poche parole, se il più avanzato e resistente jet da caccia dovesse eseguire queste manovre, verrebbe completamente disintegrato all'istante. Inoltre, non conosciamo nessun tipo di propulsione che possa permetterci di accelerare a queste velocità, figuriamoci quindi di accelerare all'istante. Questo tipo di avvistamenti è stato fatto dal personale militare civile di ogni singolo stato del mondo e in continuazione. Per primis, il fenomeno era conosciuto come i Foo Fighters, ossia strani oggetti volanti che i piloti della Seconda Guerra Mondiale vedevano viaggiare vicino ai propri aeroplani per ore e ore. ATIP, inoltre, non è stato l'unico programma in esistenza che studia o che ha studiato questo fenomeno. Tuttora negli Stati Uniti esistono altri programmi top secret. In Francia, Brasile, Argentina, Cile e persino in Italia esistono tuttora gruppi formati da membri del governo, ex militari ed ex politici che si occupano di monitorare la situazione. Uno dei personaggi più importanti in Italia è il colonnello Claro Bruno Verduccio, con cui sinceramente mi piacerebbe veramente avere un'intervista o a cui vorrei offrire un posto sul mio canale semplicemente per divulgare qualsiasi notizia di cui abbia bisogno di divulgare o che voglia divulgare o per creare una discussione su qualsiasi cosa sia accaduta in Italia o semplicemente informare la popolazione sugli avvenimenti riguardanti oggetti volanti non identificati in Italia. Se qualcuno di voi conosce il colonnello Claro Bruno Verduccio,
direttamente o se conosce qualcuno che lo conosce o semplicemente sa come entrarci in contatto, mi piacerebbe se gli fate un accenno di questo video o se gli mandate direttamente il video. E se è possibile, chiedo al colonnello Clarbruno Verduccio di poter avere due parole. La mia mail si trova sul mio canale, nella sezione informazioni. Dopo tutte queste prove fatte, spero di avervi fatto capire che qualcosa si sta veramente muovendo là fuori riguardo l'argomento degli UFO. Non ne parleremo seguendo teorie cospirazioniste o altro, seguiremo soltanto quello che è stato confermato, logicamente e scientificamente. Non ho ancora detto nemmeno una volta la parola alieni, per esempio, in tutto questo video, ma sono sicuro che è quello a cui state pensando fin dall'inizio. Non possiamo dire con certezza che si tratta di qualcosa di alieno per il momento, in quanto nonostante la tecnologia probabilmente non è di questo pianeta, il Pentagono non ha messo fuori nessuna discussione riguardo il fatto che possa appunto trattarsi di qualcosa di alieno, ma apparentemente si pensa che sia un qualche tipo di velivolo terrestre di Russia o Cina, sapete come sono gli americani. Probabilmente il colonnello può fornirci più informazioni riguardo a questo, io semplicemente non posso andare a parlare di alieni in questo momento perché non ci sono le prove. L'unica ragione per pensare che siano alieni è il fatto che la tecnologia molto probabilmente non esiste su questo pianeta e non è stata sviluppata da nessuno per il momento, perché praticamente viola le leggi della fisica per come le conosciamo. Però questa, secondo il metodo scientifico, non è una prova. C'è un'alta probabilità che non è terrestre, ma non è una prova. Inoltre, finisco il video ribadendo che tutte le informazioni presenti in questo video sono verità confermate dal Pentagono, ossia il centro dell'intelligence e dell'esercito americano, oltre che essere anche recentemente confermate dall'ex presidente Barack Obama.